Buongiorno, ecco la rassegna stampa di oggi, martedì 30 agosto. Vediamo quali sono le notizie fondamentali sui giornali di oggi, ovviamente commentate come ci piace a noi. Intanto adesso da qua a 15 giorni vi scasserò le scatole con il mio libro che si chiama La disuguaglianza fa bene, edito dalla Nave di Teseo, e il 15 settembre sarà in libreria. Il 15 settembre. Quindi faccio il mio mestiere, cioè cerco di venderne il numero maggiore di copie possibile e soprattutto creare un po' di attenzione per qualcosa a cui io ovviamente tengo molto, avendoci lavorato tanto. Chiuso il discorso sul libro, la disuguaglianza va bene, ne parleremo da qua al 15 settembre, dovrete avere pazienza e parliamo dei giornali, cioè quelli che oggi invece erano e sono stati stampati. La cosa fondamentale riguarda il terremoto, sempre il terremoto, e oggi, come da copione, si cerca il colpevole. Vi leggo soltanto alcune titoli: fondi deviati per altre operazioni, questa è Repubblica, certificati falsi su caserme e chiese, questo è il Corriere della Sera, caccia alle truffe, questa è La Stampa. Vabbè, insomma, tutti i giornali oggi hanno questa ricerca dei truffatori, dei cattivoni che hanno fatto sì che siano morte 290 persone. Non è stata la natura, è stato l'uomo che ha fatto certificati falsi, ha deviato i fondi. Se tutto fosse stato fatto bene, non sarebbe morta neanche una persona. Questo è il sottotesto degli articoli di oggi. Purtroppo non è così perché la natura si rivolta e il drago del terremoto è forse più forte anche degli illeciti, della corruzione, che comunque ci sono e devono essere condannati. Ma questa ricerca incredibile del colpevole oggi ce lo spiega bene, da leggere, da sottolineare. Sono un euro speso bene per il Messaggero. Leggere il magistrato Nordio ci dice: anche a Lisbona nel 1700, quando ci fu il grande terremoto di Lisbona, ci fu una grande diatriba. A quell'epoca non erano il Corriere contro Repubblica, erano Voltaire. 1755, il terremoto di Lisbona, erano Voltaire contro Rousseau. I liberali contro i grillini, i liberali contro i socialisti. Il liberale Voltaire non si dava una spiegazione a quello che avveniva e diceva una cosa tremenda: il terremoto di Lisbona ha ucciso tante persone e la provvidenza dov'era? Rousseau diceva che c'era una responsabilità dell'uomo e che si agglomerava, che viveva tutta concentrata in un paese invece di stare diffuso per le campagne. Insomma, il buon selvaggio non sarebbe morto con il terremoto, diceva Rousseau. Insomma, Nordio oggi ci racconta: basta, certo, ci saranno le responsabilità come dimostra L'Aquila, ma la ricerca sempre di un colpevole è un tic insopportabile. Giuseppe Marino oggi sul giornale, vale la pena di leggere anche lui. Perché dice: vi ricordate le case fatte con il cemento di sabbia, di cui ne abbiamo parlato per mesi sull'Aquila? Vi ricordate il polistirolo, sta tornando oggi, con cui sono fatte le case? Ecco, tutte balle. Sostanzialmente erano tutte cose lecite: il polistirolo serve a isolare, la sabbia serve per impastare certe malte. Insomma, le balle col senno di poi di quello che ci raccontarono sul terremoto dell'Aquila. Questo non vuol dire che non si debba indagare, però bisogna stare attenti. Quando voi andate sul Corriere della Sera, leggete due pagine sui certificati falsi, si scopre che è un sospetto. Può anche esserci, ci possono anche essere stati, ma il sospetto è la cosa che oggi li contraddistingue. Pane Bianco oggi fa un pezzo favoloso. Ve lo dico perché io so che molti di voi hanno un atteggiamento nei confronti dell'Islam, del fondamentalismo islamico, diciamo duro, tosto, come quella che ho io peraltro. Ma quell'immagine di uno Stato occidentale che toglie il burkini a una donna che stava in spiaggia, secondo me non è un'immagine civile, non è un'immagine liberale. Una donna si può vestire come cavolo gli pare e il fatto che lei rispetti la religione e vada in spiaggia con un costume fino al collo a me non piace, lo disapprovo, penso che siano anni di civiltà che noi abbiamo conquistato, ma l'idea che un poliziotto le tolga la faccia a svestire mi urta i nervi e anche la mia sensibilità liberale.
liberale. Bene, oggi Pane Bianco di questo parla dicendo una cosa il burka che è contro le leggi e la poligamia che è contro il diritto e la civiltà dell'Occidente, una cosa è il burkini e una cosa sono altri, cioè fa una distinzione tra quello che vuol dire il multiculturalismo alla logica di Pane Bianco, cioè una logica di dice che ci smaschera il multiculturalismo per quella balla che è. Questo non vuol dire che non si debba stare attenti, che non si debba rispettare l'altro, ma voglio dire il burka dice Pane Bianco è una cosa contro la legge, non contro la nostra sensibilità. Vorrei concludere, quasi concludere con voi su l'arrivo di un marziano a Roma. È arrivato Mr. Facebook. Mr. Facebook è Zuckerberg, la società che vale 300 miliardi di euro in 4 anni, il trentenne che ha fatto tutto e che ci permette a noi di andare in onda. Arriva Zuckerberg e mangia da bottura. Arriva Zuckerberg e vede il Papa. Arriva Zuckerberg e va da Renzi. Arriva Zuckerberg e trova i 10 imprenditori. Finalmente spuntano 10 imprenditori innovativi anche in Italia. Arriva Zuckerberg e finalmente si può fare jogging sul Colosseo, intorno al Colosseo. Arriva Zuckerberg e ci si ricorda di Eneide, dell'Eneide. Arriva Zuckerberg e finalmente Enea è il prototipo dell'imprenditore, il latino è la sua lingua. Ma come mai sei il latino? Come mai sei venuto in viaggio di nozze a Roma? Insomma, Zuckerberg, arriva il marziano a Roma e i giornali italiani non ci capiscono più niente. Amano tutti Zuckerberg, te lo rendono talmente antipatico, talmente insopportabile sto ragazzino di 30 anni che ha fatto 40 miliardi di patrimonio personale e un'azienda così importante come quella che stiamo vedendo ora, che secondo me se Zuckerberg leggesse le cronache che fanno della sua visita in Italia sarebbe lui stesso disgustato. Oggi un giornale è riuscito per dire, cazzo, come sono i nostri... Sapete cosa gli chiedono a Zuckerberg? Sapete cosa un giornale dice che uno studente della LUIS riesce a chiedere a Zuckerberg? Me lo sono segnato. Maria Sole, che sarebbe Marisol, quella, capito, di Verdone. Sapete cosa chiede Marisol a Zuckerberg? C'è questo mostro, c'è un marziano a Roma e cosa gli chiedi? Come hai fatto Zuckerberg a rimanere te stesso? Zuckerberg a rimanere te stesso, un cazzottone gli darei a una che gli chiede come hai fatto Zuckerberg a rimanere te stesso. Tu c'è Zuckerberg, c'è il... gli puoi fare la domanda come hai fatto a rimanere te stesso. Sono la cultura del coglionismo, la cultura del coglionismo, chiedere a uno che ha appena visto il Papa Renzi e che ha 350 miliardi di società come hai fatto a rimanere te stesso. Questa è il livello delle domande dei nostri studenti della LUIS. Complimenti, number one, questi saranno dei grandi imprenditori. Come hai fatto a rimanere te stesso? Nel frattempo c'è un piccolo dettaglio: Zuckerberg, dovete sapere che legge il latino, studia l'Eneide, è pazzo di Enea, va in viaggio di nozze in Italia, è stato ieri a un matrimonio sul lago di Como, tutte ste fregnacce qua. Poi deve fare una donazione per i terremotati, cosa non dovuta, c'ha ragione Fiorello, fate quello che gli pare, fatela anche in silenzio, e sapete cosa fa? Gli regala 500.000 euro, ma non cash, che se lo potrebbe permettere uno che ha 40 miliardi di euro, ma sono cazzi suoi. Sapete come gli dà 500.000 euro? In crediti pubblicitari alla Croce Rossa, cioè la Croce Rossa può andare su Facebook e farsi pubblicità gratis per 500.000 euro. Il marziano è arrivato a Roma, purtroppo è morto, l'unico che avrebbe potuto descrivere Zuckerberg e soprattutto il marziano che arriva a Roma, Gene Wilder, quello di Frankenstein Junior, il mitico ricciolino di Frankenstein Junior, ne parla oggi Maurizio Porro, non benissimo sul Corriere della Sera, non mi fanno divertire, non danno l'idea di Frankenstein Junior, non mi danno l'idea di Fraumer, di quella che ride! Beh, non me l'hanno questa idea, ma pensate voi il grande comico americano, ebreo, emigrante, immigrato anche lui, come avrebbe potuto raccontare l'arrivo di Zuckerberg, Frankenstein Junior, a Roma, raccontato dai giornali italiani. Ciao, ci vediamo domani, io vado a preparare la prima puntata di Matrix. Il libro esce il 15 settembre, Matrix il 20, ci sarà da lavorare un casino. Ciao.